Siamo in diretta. Eccoci qua, siamo in diretta. Prima ci siamo collegati per fare la nostra diretta. Infatti Orlando Pioguerra sta giocando qui. Non ti avevo visto così da vicino però. Come mi vedi? Che vuol sei dire? Sei bruttino. Come sì, sono sì, bruttino? Sì. Beh, insomma, è la videocamera che mi fa ingrandire. Diciamo che stiamo improvvisando anche la diretta. Anche la diretta. Di solito sì, abbiamo i gobbi, lui specialmente. Chi è sto gobbo? Lui di solito usa i gobbi. Che sono ste gobbi? I gobbi, le parole, le cose. Adesso devi improvvisare e non ti trovi. Ah, tu dici il gobbo! Dici la verità, adesso devi improvvisare. In saluta tutti questi miei fan. Dai. Dovete sapere che... Saluti. Salutiamo Cristian Marcellino, Emanuela Pristacchi e coi chi più? E Paolo Santinelli. Buonasera a tutti ragazzi, grazie. Grazie per le visualizzazioni, grazie. Ragazzi, non mi fate cantare. Per l'amor del cielo, Stefania, non ti mettere a cantare. Stavo dicendo, abbiamo fatto letto, ora siamo qui in attesa che Orlando inizia la partita e noi ci stiamo un po' rilassando, ci siamo portati da mangiare, ci siamo portati da bere, un bel bicchiere di vino, una bella soppressata. Ma però mi copri la visuale, togli questa mano. Una bella soppressata. Che fare allora in video io? Una bella... Allora come mi vedo carina. Ma la finisci? Una bella soppressata, sì, una bella soppressata. E niente, noi prendiamo il tempo, noi passiamo il tempo. Adesso portano il tè alle 5. Dove, chi lo porta il tè? La regina. Questa è una deficiente, ma non gli date retta, perché questa qua è cretina, questa si muove. Non le date retta. No, a chi? Non le date retta. Ma lei, io a te sto dicendo, che c'entra? Sta facendo lezioni di italiano e ancora sta imparando. Sì, sì, piano sì, piano ce la farà. Sì. Chi è? Chi è che sta imparando? Tu. Allora, diciamo ai nostri appuntamenti. Se mi fai arrabbiare, ti canto gelato al cioccolato. Non, per l'amor del cielo, non cantare gelato. Guarda, al cioccolato che ci hai rovinato. Ragazzi, ma voi l'avete sentita quella canzone? Vi invito tutti a vedere i miei video su Radio TV Ponte Grande, sul canale YouTube. Che poi? Sulla pagina TV Radio Ponte Grande, ragazzi. Se tu mi sbatti alla mano, si muove il cellulare. Ah, scusa, c'è da divertirsi veramente, ragazzi. Se volete ridere, andate a vedere questi video. Stavo dicendo, no, che poi lei pensa che fa quella canzone perché uno dice, guarda, fa le parodie, si è messa a cantare male. No, non sa cantare proprio. E infatti non so cantare, però mi diverto. Ma lo sai quanti commenti brutti ho ricevuto? Ho dovuto eliminarli. Anche o se, nel senso, no, uno un mi pochettino. Ha scritto, ma cos'è questa cagata? Proprio ho detto cagata, veramente così. Non si dicono queste cose. Dicevo, quindi, diamo appuntamento, perché noi dovremmo fare molto dirette per Carnevale. Sì, sì. Vi aspettiamo, ragazzi, collegatevi in diretta sui nostri canali, su TV Radio Ponte Grande, Radio TV Ponte Grande, su YouTube, sempre Radio TV Ponte Grande. Guardate, Orlando, già, ecco, è arrivato il nostro amico, tra poco arriva pure con noi a partecipare. Ti aspettiamo, vieni. Se ci cambia la regia un attimino la visualizzazione, ecco qua. Ah, ecco, la visualizzazione dove appunto si sta allenando Orlando, ecco. E se gentilmente ci può zoomare anche Elio, ecco qui. Adesso se Orlando, se per esempio avevo ragione, può zoomare su Orlando, mi fa la cortesia, ecco qui. Se ce lo zoom un attimo la regia, ecco, ci fa la sua, ecco, ci zoom, però le divise si sente, sono bellissime, dai, si vede, diciamo molto la verità. Se la regia può tornare queste su di noi, ci fa questa cortesia, eccoci qua. E su hanno di noi hanno delle divise bellissime, dai, questo verde. Dov'è il verde? Allora guarda, psichedelico. Allora Elio, per favore, vai su di nuovo sulla partita gentilmente. Sono di verde. Ecco qua, vedi, non è un verde, è un giallo fosforescente. Psichedelico. Psichedelico, dai. Ritorna su di noi, dai, ritorna su di noi. Ritorna su di noi, Elio. Eccoci qua. Ecco qua, ritorna su di noi. Siamo veramente forti, ragazzi. Che cosa? Specialmente io. Ma perché? Noi purtroppo per una questione di privacy, non privacy, di diritti, non possiamo trasmettere online la partita, ma lo faremo in on demand, quello lo possiamo fare. Ci devono dare l'autorizzazione, non è vero quello che dici. Per una questione di diritti, i documenti, però darci... se gentilmente io vuole far vedere un po' il Milan che si sta preparando, che non è una bellissima, è l'Inter, e ormai sono abituato col Milan che gioco Orlando, cosa vuoi? Io tifo il Milan, questo è l'Inter, grazie Elio, ancora si stanno preparando, grazie Elio, ora torna su di noi, per favore, eccoci qua. Ritorna su di noi. Facciamo salutiamo un pochettino gli amici che ci stanno guardando in diretta. Dai, così la prossima volta dice, lo guardo perché mi ha salutato in diretta. Allora, Pasquale Cantapio, Massimo Picciaro, che è il dirigente della Kennedy. Manda, ciao Massimo, messaggi, ti mandiamo un saluto. Il grandissimo Massimo Picciaro, uno dei più grandissimi esponenti della Kennedy. Non si dice. Più grande della Kennedy, che dei più grandi, che praticamente, io volevo ancora fare un superlativo, della Kennedy, una bellissima realtà catanzaresca. Ok, facciamo l'elenco, dai, così. Quindi Giuseppe Paola, Rossana Mancuso, ciao carissimo. Massimo Picciaro Scarfone, Pasquale Cantapio, Pierpaolo Fabiano, Elan Serban, se intanto la regia ci, ecco qua, sulla partita ci fa anche vedere dei piccoli momenti, però deve subito ritornare con noi per la questione dei diritti. Eccoci qua.
E poi salutiamo chi? Jean-Claude Coris, il grandissimo Claudio. Claudio, che fine hai fatto? Ti sei perso. Io vorrei, se la regia ci fa vedere, guarda, guardate, guardate lì che cosa sta facendo quel nostro amico che è al telefono. Vuoi salutare che ti non stanno guardando? Chiama. Ciao a tutti, buonasera. Si chiama, stati zitto che adesso mi ricordo. Michele Buonincontri. Buonincontri. Quella ha avuto l'ergastolo, quella ancora la moglie non l'ha ucciso. È uscita, è fuori. Michele Curcio. Michele, dai. Sei venuto anche saluto tu a vedere questo allenamento, questa partita. Saluto a tutti. Saluto a tutti. Oggi non fa freddo come aspetta, l'altra volta. Aspetta, saluto detto. A Radio TV Ponte Grande. Perché... Saluto, un grande saluto a Radio TV Ponte Grande. Grazie. A tutti. Non fa freddo come l'altra. È un bellissimo allenamento. Certo. Dai, un bellissimo allenamento, una bellissima partita. E quindi torniamo su di noi. Noi ci stiamo divertendo a fare questa piccola diretta perché non fa freddo, però dicevo, mentre in attesa noi guardiamo loro, noi insomma ci divertiamo. Ma chi stai salutando? Deficiente? Ah, quelli che sono di là. Vedi, mandi i saluti. Guarda, salutiamo Giuseppe sono, Paola, ce ne sono tantissimi in diretta, salutiamo... sono tantissimi in diretta. Salvatore le Tolchie. Lo sai che quando li vedo e sono tanti in diretta mi diverto, insomma. Noi vi ricordo che ci troviamo ai campi Gianni Rende di località San Biase, un quartiere generale ragazzi, bellissimo. Ragazzi, vi devo dire una cosa, se mi metto a cantare no, qui nel per campo... Infatti succede, a Michele tra un momento gli facciamo vedere la canzone che ha cantato Stefano gelato al cioccolato. No, fa schifo quella che da quel momento non mangerai più gelati perché... Me l'hanno detto tutti, fa schifo quel video, però vi invito a vederlo. Salutiamo ragazzi, Antonio ciao. Princi, il carissimo Antonio Princi. Ciao Antonio. Antonio, a proposito, scriveci. Ho visto che dipingi dei bellissimi quadri, eh? E noi... Io lo so, Antonio Princi ha dipinto la Gioconda. No, tu sei una deficiente, non ha fatto nessuna Gioconda. Antonio Princi ha fatto più che altro un quadro tipo La Maya Desnuda, un qualcosa di... Te pareva che faceva verità. Qualcosa di Osè? No, ma è la verità, Esauriti, sì. C'è scritto Esauriti. No, ma è vero. Guarda. Devo dire, Antonio, che se hai fatto tu quei quadri, sei veramente bravo. Scusa, perché, Antonio, aspetta. Perché se... Ti dico perché sei bravo, perché se l'hai dipinta a memoria, hai una buona memoria. Se era vicino a te... Quell'esempio di donna fammela conoscere perché devi sapere Antonio, Antonio è esaurito dopo la visita che ha subito l'altra volta, tutti quei controlli, quelle cose. È stata un'ecografia, che c'è? Sempre il nostro carissimo testa. Antonio Princi, sempre a disposizione di tutti, non solo nostra, perché è un carissimo amico a disposizione di tutti, è uno di quei pochi, delle poche persone che lavorano per. Perché piace il proprio lavoro. Vedi che lo dice, sono miei. Sono i tuoi. Allora dimmi. Bravissimo, a chi ti sei ispirata? A mia moglie non di sicuro perché è bruttina forte. Quindi fammi capire a chi ti sei ispirato perché quella tua donna era lì con te, c'era era la sua musa ispiratrice, cioè yeah. Non la chi Claudia, era? Diciamo ma era la... bellissima. C'era la modella dal vivo, vero? E allora questa modella dal vivo, senti, se vuoi voglio venire a dipingere anch'io. Ti dipingiamo noi, guarda. Ti facciamo fare adesso da un nostro amico. Allora, digli, questa qua, vuoi vederla pure tu, giustamente? Naturalmente, mi hai incuriosito ormai. Ti accusiamo a tua moglie. E quindi vuole anche lui, insomma, ecco, vedere questa insomma, musa. Questa musa, diciamo, ecco. Se ci vorresti saperlo, curioso. Sì, ecco qua. Noi adesso facciamo ancora pochissimi secondi una panoramica. Panoramica del campo e poi ritorniamo su di noi. E allora stavo dicendo, bravo, vorresti saperle, curioso, certo, vorrei sapere chi è questa donna che insomma e basta ti sei ispirata. Adesso è bellissima. E vabbè, va, andiamo avanti. Abituata a te che sei bruttina, insomma, ecco, voglio dire. Allora, cosa vogliamo dire? Insomma, dovete stare attenti. Insomma, ragazzi, le nostre notifiche. Vi invito a vedere il video, il casting di Stefano Talarico, Beautiful. Ma per favore, ma dai. Ma dici questo video cose. Fantastico, ragazzi. Ma andate video a vederlo, fantastico. Vi divertirete sicuramente. Divertimento assicurato. Che poi non ho capito perché faccio la musa mi è costata 300 euro. Guarda, a questo punto, lascia stare. Magari qualche foto. 300 euro. 300 euro. Ma vedi che oltre a dipingere, magari ti sei presa anche un caffè. 300 euro per essere solamente ti faccio vedere Antonio, noi con 300 euro ci cambiamo un mese. Vabbè. Ci cambiamo un mese con 300 euro, Antonio. Oh, addirittura. Sì. Antonio, quindi 300 euro, di la verità, ti sei anche preso un caffè con questa musa, dai, sì. Insomma, voglio dire. È sporcaccione. Poi voglio sapere come mai io faccio una diretta, faccio un video molto bello e prendo 10-15 visualizzazioni. Questa deficiente. Come mi sono inserita? Che si è messa a cantare, gelata al cioccolato, che ci ha fatto piangere, fa un sacco di visualizzazioni. Ma questa ancora non me lo so. Visualizzazioni
spaccano le mie visualizzazioni. No, mi ero un po' impaurito perché nel fondo c'era un portiere a terra, convinto che si era fatto male. No, è solamente sta tirando qualche muscolo, qualche piccolo. I miei crack. Video spaccano. No, tantissimi fan, solo grazie a tutti. Per il servizio baci, fotografico baci. 300 euro. Ah, sì. Addirittura. Ah, anche un pranzo. Poi? Meno male che non hai detto cena. Pranzo perché dopo lì. Dopo pranzo. No, perché se era cena, dopo cena, Antonio. Quindi mi preoccupava il fatto che c'era la cena dopo. No, insomma, no. Che cosa sia, però. Voglio dire. Insomma, questa diretta sta prendendo piede, come si suol dire. No, non ti avvicinare con queste labbra che sei bruttina. No, avvisami. No, mi devi avvisare quando ti avvicini perché sei brutta. Io saluto tutti i miei cari fan. Ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di seguirci sempre. Ciao ragazzi, da Stefania Talarico, baci baci, buon pomeriggio e buona basta, serata. Abbiamo detto la messa. Se la regia ci gira sul campo, eccoci qua, ecco sul campo, ecco qua. I portieri stanno prendendo le misure, eh. Mentre si sta, l'Inter sta completando il suo allenamento, ecco qua questa bellissima realtà. Orlando Piguerra, il nostro grandissimo campione. La regia si può riversare su di noi di nuovo. Allora, eccoci. Allora, io dire. Ho salutato già. Tu hai fare i saluti. Facciamo dai. I saluti. Sì, così andiamo a prenderci un caffè. Salutiamo tutti, un caffè e poi ritorniamo. Non sì. Si sa, non si sa. A più tardi. A più tardi la possiamo anche fare. Solo io ci sarò dopo in diretta. Non seguite lui, seguite solo me. Ci un bacio, non, ci lasciate, perché noi ritorneremo. Vi lasciamo sullo bellissimo sfondo di Orlando Piguerra. A dopo.